Gianni Colacione, dal dottore Argentina al Comitato di Radicali Italiani, Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Siamo alla seconda giornata, oggi è 21 gennaio del 2012. Siamo in compagnia di Roberto Granese, compagno napoletano, che appunto è reduce, così possiamo dire, dal suo intervento, che è stato particolare perché insomma ha chiesto una certa uno sforzo di concretizzazione per quanto riguarda le proposte, e appunto con lui vogliamo parlare di questo, appunto di commentare il suo intervento, magari così anche estenderlo, abbiamo questo velleitarismo. Sì, no, vabbè, la questione che ponevo è fondamentalmente di rendere un attimino più reali determinate situazioni, come dire, come ci si confronta politicamente con quello che è le istituzioni, il Parlamento, lo Stato italiano, i cittadini. Noi siamo quelli là che fanno lotte, che propongono cose di uno spessore notevolissimo, forse anche, diciamo, difficili da un certo punto di vista da mettere nell'ambito di una agenda politica giornaliera, diciamo. Però dovremmo essere anche quelli che si pongono la questione da un punto di vista meramente pratico, come dire, come andare poi a concretizzare quelle che sono le nostre istanze in relazione ai nostri rapporti con gli altri partiti, in relazione ai nostri rapporti col governo, con le istituzioni, con i cittadini, dove andiamo anche da un punto di vista di rappresentazione elettorale, chi saremo nella prossima legislatura, chi siamo in questa legislatura, perché ovviamente con gli scossoni, i governi tecnici, tutto quello che va a essere uno smottamento del suolo politico di questo paese, necessariamente tutti quanti cercano di ricollocarsi all'interno della struttura partitocratica. Noi che della struttura partitocratica siamo i maggiori, diciamo, contestatori, come ci poniamo all'interno di questa cosa? Come la facciamo venire fuori? Come riusciamo a bypassare tutto quello che è necessariamente poi le strumentalizzazioni, le negazioni di verità, le sparizioni misteriose da tutti i media, e il riapparire quando si parla di casi Cosentino, roba del genere? Come gestiamo tutto questo? Come gestiamo il nostro rapporto con il nuovo capo del governo? Cosa gli chiediamo? Che ricetta gli diamo in modo radicale per affrontare questa crisi epocale? Questo era in sunto il mio intervento. Fondamentalmente cercava di dare una scrollata a quella che è a volte la passività di un consesso che spesso e volentieri va a approfondire anche molto e bene determinati concetti senza però arrivare a una collocazione di quelli che sono poi i risultati all'interno di quella che deve essere l'attività politica giornaliera e la dialettica politica all'interno delle istituzioni e con le istituzioni. Questo è l'appello, diciamo, anche a una forma di responsabilità di quello che è questo organo nei confronti di quella che deve essere la determinazione della linea politica del partito, di quale che sia questo partito, anche perché poi noi abbiamo la nostra situazione, la galassia, il transpartito, il movimento, la lista Bonino Pannella, le varie associazioni che fondamentalmente, avendo tutte quante degli statuti che non necessariamente vanno a incidere, diciamo, in modo integrato all'interno della situazione, poi spesso e volentieri ci si perde.
fra una stella e l'altra della galassia, e cominci a navigare in modo perduto fra le stelle, cioè, per evitare di essere inghiottiti da un buco nero, uno giustamente dovrebbe un attimino mappare quelle che sono le possibilità di movimento e anche utilizzare al massimo quelle che sono le proprie potenzialità. Quindi vabbè, questo qui è anche un toccare un pochino il tema anche della forma partito, che insomma è un tema secondo me sempre aperto e in attesa anche quello di una, non dico soluzione perché non è un problema, però comunque sia andrebbe un pochino magari presa in considerazione l'esigenza che spesso si sente di una chiarificazione, di una in qualche modo semplificazione forse. Sì, non è un problema relativamente, perché in un certo senso è un problema, e quando si invoca una soluzione significa che c'è un problema. Poi si tratta di definire poi effettivamente il problema qual è. Probabilmente il problema è semplicemente un problema di dispersione di forze, perché siamo passati da quella che era una forma partito unica, quello vecchio, in cui fondamentalmente tutto quello che c'è nella galassia c'era all'interno del partito e si portava avanti. Fare un passo avanti, crescere da un punto di vista politico, arrivare al transnazionale, ai diritti umani in tutto il mondo, non significa necessariamente poi perdere grinta da un punto di vista di lotta politica non violenta, significa anzi insistere, rendere ancora più, rendersi ancora di più corpo di quelle che sono determinate istanze. Ovviamente questa cosa qui, nel momento in cui si rientra in una logica di dispersione, per cui fondamentalmente chi sta sul lato sinistro della galassia sulla stella X rispetto a chi sta sulla stella Y dall'altro lato della galassia, fondamentalmente dice vabbè, ma me che me ne frega di quello che fa quello, tanto quella è un'altra cosa, significa perdere un attimino il senso di quella che poi è stata anche probabilmente la cosa che stava dietro al pacchetto di iscrizioni, che fondamentalmente significa tu ti iscrivi a tutto perché tu sei sempre quello di prima, ti iscrivi a tutto perché abbiamo moltiplicato, diciamo, possiamo fare un'unica iscrizione a 600 euro e passava la paura a tutti, diciamo, probabilmente sarebbe stato un po' più complicato da un punto di vista economico, si trovava una soluzione, ma il problema è che nel momento in cui le varie ottiche non si sovrappongono ma divergono, quella che è l'unità di un fronte politico viene a disgregarsi, a finire in mille rivoli, che sicuramente magari riescono in modo a raggiungere anche più persone lontane da alcune cose, più vicine ad altre, però non riescono a chiuderle intorno a un nucleo operativo. Quello è il problema, diciamo. No, questo è un problema importante. Io queste cose, peraltro, anche come militante, le ho affrontate a tempo debito, a tempo passato, molto tempo fa, in alcuni congressi. E secondo la metafora astronomica della galassia, io infatti più di una volta ho pensato e ho detto che dalla galassia stiamo passando a una nebulosa, insomma. Pensi anche tu che sia così? Sì, andando come si chiama, alla disgregazione, fondamentalmente succede questo: il gas si espande e il singolo militante comincia a diventare anche lui una serie di punti sparsi nella galassia, tanto che comincia a perdere anche la sua identità politica, ad un certo punto di vista. Praticamente si perde la consapevolezza di essere una parte di un tutto. Sì, probabilmente molti militanti a un certo punto hanno anche qualche difficoltà a capire se sono radicali veramente e che cosa è un radicale veramente, diciamo. Anche perché passano anche, diciamo, delle evoluzioni strutturali che hanno portato al radicale italiano di oggi, che hanno mutato quella che è stata anche un po' la base, diciamo, di ricette politiche fra gli anni 90 e adesso. Quindi necessariamente toccando vari fronti, chi si è aggregato prima e chi dopo, in base anche a dei retroterra
culturali e politici diversi, e quindi ci si trova a non avere poi effettivamente il nucleo comune liberale, libertario, eccetera, eccetera, eccetera. Effettivamente è così, diciamo. Ciò dicevo, l'ho buttata lì prima, c'è il problema del buco nero, perché poi a un certo punto tutta la nebulosa che dicevi tu potrebbe essere riassorbita e sparire misteriosamente, perché si è disgregata talmente tanto che non ha potuto più fare fronte a quelle che sono le condizioni pratiche, spesso molto dure, oggi ancora di più, di quella che è la lotta politica, di quello che è il confronto con le istituzioni in Italia, in Europa, nel mondo. E quindi invece questa fiammella, che dovrebbe essere una delle cose più auspicabili come una delle soluzioni probabilmente che fanno meglio a tutti, diventa sempre una cosa più lontana, più flebile. Il gas sta per finire, la fiamma brucia un po' lo stoppino, e questo è il momento di pensare un attimino a come risolvere il problema. Il problema è una vita dura, comunque sia. Ringraziamo Roberto Granese, gli auguriamo buon comitato. Grazie.